Ciao a tutti ragazzi, nuovo episodio di Undertale. Che cavolo, da un bel pezzo che non me lo porto più. Perché dimenticanze varie e serie non completate, tipo i Gladiator, che mi dispiace, non me lo posso portare. Perché me lo dimentico sempre. Quando i quattro ponti semi si allineeranno nell'acqua, si schiuderanno. O almeno così ho capito. Ah, me li metto in testa con la... Con la forza dello Jedi e basta. Oh, visto che si sono schiusi, così fanno da ponte per sorreggerci. Ora, se non ricordo, mi ero quasi dimenticato dei cose. Allora, io so già, fate flex. Ma no, Aaron Flash. Ma scusa, ma ha un... Ha un 24 pack qua, che è? Ah, è raddoppia, eh? Non ho visto. Eh sì, me lo son preso in faccia, in pieno. Infatti di nuovo flex. Tuffo lo fai più forte, lui lo fa 3 volte più forte. Benissimo, ho detto. E no, come faccio a schivare tu? Non ho preso danno. Flex di nuovo. Lo fa forte. E si butta fuori dalla stanza. 30 di oro, ma no. Facciamo farming di oro qua, eh? Qui è difficile, qui è difficile. Ah sì, se suoni la campana dopo si rimettono in linea da soli. Però qua è difficile. Ma aspetta, come faccio a farlo qua? Non mi ricordo perfettamente. Aspetta che ci provo così. Ah, e che cavolo, io stavo... Ho sbagliato. Ah, li puoi lanciare, non lo sapevo. Pensavo che andassero secondo la corrente. Vabbè, è facile. Vai. Ecco, così torno in posizione. Lo ripeto, come faccio la linea? No, così è 3. Aspettate. No. Come cavolo faccio qua? Questo è un enigma davvero abbastanza... Ah, ecco come. Dov'è? Qua. Li buttate tutti così. Così state sicuri che mi fanno da ponte. Ci ho messo un po' per arrivarci anch'io. Però, ok, l'ultimo, e ora vedete che ci sta perfetto il ponte. Oh, si sono schiusi, benissimo. Pronto? Ciao, sono Covirus. Come ho avuto il tuo numero? Era facile. No, ho semplicemente fatto tutti i numeri in sequenza finché non ho avuto il tuo. Bravo. Dunque, che stai indossando? Te lo chiedo per un amico. Cosa? Ha pensato che... Allora, lei ti ha visto che indossavi un tutù vecchio. È vero? Stai indossando un tutù? Sì. Dunque, stai indossando un tutù? Ok. Wink wink, che è? Buona fortuna... No, cioè... Ciao, buongiorno. Ci siamo fottuti la vita, ma va bene. A camera dei desideri, vediamo. Molto tempo fa un mostro ha sussurrato qualcosa. Ha sussurrato un desiderio alle stelle in cielo. Se... Siamo già 4 minuti, che cavolo. Non me ne sono accorto. Ah, se lo speri con tutto il cuore, potrebbe diventare vero. Ora... Ah, ora che abbiamo tutte queste pietre luminose sul cielo, non ho capito. Ho sbagliato tutto, vero? Vero. Migliaia di persone che esprimono un desiderio insieme non possono essere sbagliate. Il re potrebbe provare, lo proverà. Cosa abbiamo trovato? Ah, questo è facile. Fai clean.
Sì, gli chiedi di pulirti, lui è eccitato. Prendi quelli verdi, quelli preso, che ti curano anche. Facilissimo. 25 di oro anche. Avanti, sorella, fai un desiderio. Qua. Desidero che mia sorella e io un giorno vedremo le stelle vere. Questa è poesia contemporanea, cioè fammi una pipa, Dante. Guardi nel telescopio. Madò, che figo che è. Cosa? Controlla il muro. Check wall. Ok, no, però prima volevo vedermi il check wall. Quale wall? Dice tipo di controllare il muro, mi sembra. Ah, sembra che il mio oroscopo. Eh? Ah, sembra che il mio oroscopo sia lo stesso della settimana scorsa. Che dialoghi interessanti. Vabbè, io il. Vabbè, il mu. Ah, questo intendeva. E qui ci sarei arrivato anche da solo, eh. Anni di da. Sì, mesi di Dark Souls insegnano qualcosa. Muri nascosti. Una. Ah, ok. È un'antica scritta. C'è un'antica scritta sul muro. Puoi solo vederci alcune parole. La guerra tra umani e mostri. Ah, la guerra tra umani e mostri. Perché gli umani hanno attaccato? Ah, sembrava che non avessero nulla di cui. Nulla che temessero. Gli umani sono incredibilmente forti. Eh? Hanno un'anima che neanche tutti i mostri insieme potrebbero fare. È che neanche tutti i mostri potrebbero eguagliare il potere di una singola anima umana. Ok, ma gli umani hanno una debolezza. Ironicamente, è la forza della loro anima. Il potere. Ah, il potere persiste anche fuori dal corpo umano, anche dopo la loro morte. Interessante, è mai successo a qualcuno? Se un mostro sconfigge un umano, può prendere la sua anima. Un mostro con un'anima umana è una orribile bestia con un potere inestimabile, un potere incredibile. Meglio, è un'illustrazione di una strana creatura. Eh? C'è qualcosa di veramente strano su questa immagine. Almeno penso che di aver letto giusto, ma. Se qualcuno più esperto di me in inglese corregga tutto. Allora, quando c'è l'ombra non è mai un buon segno, mai. Quindi aspettate. Cazzo. Nope, nope, no, 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 no. E qua mi tocca fare. No. Dopo un po' diventa difficile perché te ne spara tipo 20 alla volta. Ok, non così tante. Non andate sempre avanti, cercate di star fermi. Ecco. Qui mi avrebbe strafottuto. Ma se le crea con l'energia o ce le porta dietro tipo col carrello? Ok, ora siamo dispersi. Si trova. Oh, cavolo. Non dirmi che mi ha trovato. Non dirmi che mi ha trovato. Oh. Aia. Cos. Ah, il silenzio rende tutto più epico, non so perché. Se n'è andata, qua però. Quanto culo abbiamo avuto? E perché si è fermato? Ah, dobbiamo aspettare lui. O lei, o questo. Hai visto? Onda nera. Mi ha toccato. Oddio, non mi laverò mai più la faccia. Perché? Amico, sei davvero sfortunato. Se stavi giusto un po' più a sinistra. No, non preoccuparti, sono sicuro che la vedrai di nuovo. Sì, di sicuro, guarda. Mi spara una lancia in mezzo agli occhi che non la vedo più neanche. Questo formaggio è rimasto qui da così tanto tempo che un cristallo magico è cresciuto intorno a quello. È incollato al tavolo. Qua c'è un topo, mi sembra. Squeak, ah. Non lo sapevo. Sapendo che il topo prima o poi estrarrà il formaggio dal cristallo,
ti riempi di determinazione, che non l'avrei mai detto, mai, proprio mai. Oh, mi sei mancato. Stavo pensando di fare un business con i telescopi. Normalmente 50.000 gettoni per usare un telescopio avanzato, ma dato che ti conosco puoi usarlo gratis. Allora, usiamo un telescopio. E cosa dovrei vedere? Tutto rosso qua. Non sei soddisfatto? Non preoccuparti, ti darò un rimborso. Ma gli schiaffi che mi stigano queste battute. No. Guardate l'occhio. Aveva pitturato di rosso il coso. Sei davvero una brutta persona, guarda. Ah, buttiamo via stick e... no, dai, basta così. Com'era? Ah, control, ecco com'era. Vediamo. No. Statistiche. Ah. Tu? Ok, andiamo avanti così. Questo che miglia è? Cos'è una stella? Puoi toccarla? Puoi mangiarla? Puoi ucciderla? Sei una stella? C'è qualcosa di molto deep in questa cosa. Se non sapete cosa vuol dire deep, mi dispiace per voi. Ho spostato il mio negozio, ma non ci sono clienti. Non avrei... Ah, fortunatamente ho pensato a una soluzione. Punch card, sai che è? Ogni volta che compri un ice cream, bastardo, puoi prendere una punch card dalla scatola. Sei tre carte. Ah, puoi farti un ice cream gratis. Sicuramente porteranno i clienti. Ma va a cagare. Beh, dire solo 25 gettoni è un po'. Sì, ne compro a manetta. Così sono sicuro che non morirò mai. Anche se, beh, perché online è tosta. Davvero. Quindi è meglio rifornirsi bene. Oh, ne abbiamo 4 ore. Forse. Ma coca? Ah, due insetti nella scatola stanno giocando un gioco a tre carte. Prendi le carte. Ok, le prendo. Tutti i giochi devono finire un giorno. Hai preso una punch card. Ok, prendiamo una carta. E l'ultima carta. Ok. Stai portando io ti ammazzo, sai? Ah, non ho sbagliato. Com'era? Item, complimenti per da. E il, come si chiama? Drop, che tanto non mi serve più niente. Contiene una carta. Prendiamo la carta. Ora prendiamo il gelato di sto qua. Sì, ok. E gratis, grazie, sì. Benissimo. Ho perso tre carte, per queste che le ho accumulate. Ora destra, dopo questo cos'è? Non posso neanche dire che un uovo coi piedi, perché non è assolutamente un uovo. Una papera che sta ferma. Oh, che bello qua lo sfondo però, Questo qua glielo concedo. Un ponte. Ah, labirinti, già non mi piacciono. Sei di una conversazione passante, dunque, non è iniziata a digitare. Andiamo giù, di sicuro c'è qualcosa di più incominciente. Solo uno, ma è un po' stupido. Adesso li ascoltiamo tutti. Mi sa che ho saltato, dovevo andare giù. Ah, posso direttamente... Facile. È un paio di scarpe da ballo. Le prendi? Ovvio che le prendo. Ah, equipaggiamento, statistiche, no. Dov'è? Scarpe da ballo, usa. Al posto del coltello giocattolo usiamo queste qua. Capito? No. Ora andiamo giù. Pronto? Ehi, sono papà ancora, lo sapevo. Ricordi quando ti ho chiesto a proposito dei vestiti? Beh, quello che voleva saperlo era... No, la sua opinione di te è veramente cattiva. Ah. Ma scommetto che...
Ma solo mi prometto che lo sapevi già. E perché lo sapevi già? È per questo che gli ho detto. No, aspetta. Ah, è per questo che gli ho detto che quello che tu mi hai detto che stavi indossando. Un tutù. Perché sapevo che, ovviamente, dopo una domanda strana, avresti ovviamente cambiato i tuoi vestiti. Sei davvero intelligente. Ma stavolta sei salvo e non ho mentito. No tradimento, no, cioè non ti tradisco. Essere amici con tutti è facile. Fine. Che dialoghi esaurienti con Papyrus, decisamente. Altre ancora, sapete come fare? Sapete come fare? Eh sì, ora evitare il problema. Ma neanche tanto. Di nuovo. Alla terza mi sa che parte via. No, no, no. Oh, ma no, quello mi ha schivato. Mi ha lisciato i capelli. Ecco, si è buttato fuori da solo. 30 di oro non è decisamente poco. Eccolo qua, il fiore che mancava. Non dirlo. Avanti. Prometto che non riderò. Dai, voglio sapere come va a finire. Voglio sapere come va a finire. Sembra che non sia già finita. Cosa c'è qua? Il potere di prendere le loro anime. Questo potere. Questo è il potere che gli umani avevano paura, di cui gli umani avevano paura. È un buon motivo per. Cos'è quel Kraken? Oh. Cosa cavolo è? Cos'è? Ah, un polpo Weibo. Ehi, ti ho visto qui. Sono Onion San. Ah, cipolla San, mi sembra. Capito? Stai visitando le cascate, vero? Ah, stai visitando le cascate, sì. È bello qui. Ti piace? Sì, anche a me. È il mio preferito. Notai inquietante dopo un po'. Comunque l'acqua sta diventando. Cos'è? Sta diventando troppo profonda qui. Devo sedermi ogni volta, ma va bene. Ah, ma è meglio di muoversi in città. E vivere in un acquario. Come tutti i miei amici hanno fatto. È inquietante dopo un po', basta, ti prego. E l'acquario è pieno, comunque. Anche se l'avessi voluto. Ok. Undain sistemerà tutto. Uscirò e andrò a vivere nell'oceano. Sì, ti sentiamo. Ti prego, lasciami. Ehi, è la fine di questa stanza. Ci vediamo più tardi. Ciao. Nelle cascate. Quante ha messo? Ok, era inquietante. Per fortuna che è finito. Cavolo. Shiren si è nascosta sì, dietro l'angolo. Camperava. Cosa faccio? Cos'è Ah, fai una ballata jazz. Segui la sua melodia. Oddio. Era meglio se stavi nascosta. Help. Cosa devo fare qua? Fortuna che è finito. Camperava là dietro. Ah. La stanza di sopra nasconde un gran tesoro. Cosa può essere? C'è un piano qui, lo suoni? Cos'è? Sì, non sono un esperto del pianoforte, ditemi voi cosa. Basta, basta, mi sono rotto le palle. Una canzone suona lungo il corridoio. Non suoni più? Solo le prime 8 vanno bene. Non ho capito questa roba. Vabbè, non so come fare. Vabbè, vabbè, andiamo avanti. Ah. Questo potere non ha un conteggio. Comunque un umano non può prendere l'anima di un mostro.
Quando un mostro muore, la sua anima sparisce. È un potere incredibile, è necessario per prendere l'anima di un mostro vivente. C'è solo un'eccezione. Ah, l'anima. Aspetta. L'anima di una specie. Di una specie speciale. Questi giochi di parole. La specie speciale di mostri è chiamata Boss Monster. Ah, l'anima di un mostro boss, io lo chiamo mostro boss adesso, è forte abbastanza da persistere anche dopo la morte, ma solo per pochi minuti. Un umano può subire quest'anima, ma non è mai successo. E non succederà mai. Ah, infatti vedete che tutti i boss, tutti quelli che riusciamo a... che se vuoi ammazzare, ammazzali, hanno quell'anima lì che dopo un po' sparisce. È una statua, la struttura dei piedi sembra però asciutta. Ah. E cosa dovrei fare? Per favore prendetene uno. Prendi un ombrello, sì. O meglio, sì. Vediamo cosa faccio ora. Eh sì, io ho avuto. Non mi è venuto istintivo, ma l'avevo già fatto, quindi. Mettiamo l'ombrello. Ah. Dentro la statua una musica comincia a suonare. Oh, torniamo al come si chiama? Torniamo al pianoforte che magari c'è qualcosa. Vediamo. Vediamo. Vabbè, vabbè, niente, niente. Pensavo ci fosse qualcosa di nuovo, ma invece, ma evidentemente non c'è nulla. Basta, ti prego. Però dobbiamo prenderlo assolutamente un altro ombrello. Sono infiniti questi ombrelli. Ecco, infatti comincia a piovere. Cioè, piovere. Ehi, hai un ombrello? Fantastico. Andiamo. Non ti ho mai detto di venire sotto l'ombrello. Fate che sarebbe un po' troppo da brutte persone lasciarlo sotto. Undine è così fantastica. Ha battuto brutte persone, non ha mai perso. Se fossi stato un umano, bagnerei a letto ogni notte, sapendo che lei mi avrebbe battuto. Che lei prima o poi mi batterebbe. Io sono umano, lo sapevi? Cosa? Aspetta un attimo. Abbiamo un progetto di scuola dove abbiamo. Ah, dove dobbiamo prenderci cura di un fiore. Il re dobbiamo chiamarlo Mr. Dremur. Si è offerto di donare il suo fiore. È venuto a scuola a dirci della responsabilità di roba varia. Mi ha fatto pensare. Quanto potrebbe essere figo che Undine venisse a scuola? Potrebbe battere tutti gli insegnanti. Beh, non funziona veramente così, ma se succedesse in tutte le scuole, beh, sarebbe figo. Forse non batterebbe gli insegnanti. È troppo fantastica per battere ogni persona, sì, per fare del male a una persona innocente. Guardate lo sfondo. Non guardate qua, guardate lo sfondo. Ho detto tutto. Certo che ha un bel effetto da qui, eh. Anche le stelle qui. Perfetto. Qua piove ancora. Ah, devo mettere giù l'ombrello. Mettiamo giù l'ombrello. Hai messo giù l'ombrello. È troppo alto questo qua. Vuoi mettere un line, giusto? Sali sulle mie spalle. È per questo che ho messo sull'ombrello. Sali. Oh, ce l'abbiamo fatta. Vai avanti. Non mi interessa. Ah, aspetta. Ah, non preoccuparti, trovo un modo per arrivarci. E cade di faccia. Oh, adesso. Gli umani, spaventati il nostro potere, ci hanno dichiarato guerra. Hanno attaccato e senza pietà.
Leggo quest'ultima, poi vi lascio che... Quanto è durato l'episodio? Cavolo, 25 minuti. Alla fine potrebbe difficilmente essere chiamata guerra. Uniti gli umani erano troppo forti per noi mostri, e noi mostri troppo deboli. Non una singola anima è stata presa. E mostri sì, e infiniti mostri sono stati distrutti. Ok, vediamo. Ah, non stavo cercando di sentire se è vero. Il sereno suono di una musica ti riempie di determinazione, ma io non riesco a sentirla da qua. Forse sì. Vabbè, fa niente. Sì, a me mi dispiace che durino così poco gli episodi, ma mi perdo, i dialoghi fanno perdere tempo. Ma vabbè, ve li porterò più spesso, così cerco di sistemare questo casino. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo episodio, continuate a seguirci.